Diamo il buongiorno al nostro ospite, benvenuto al presidente della cooperativa San Martino, Mario Spezia, buongiorno. Buongiorno a voi. Nei giorni scorsi la cooperativa San Martino ha tenuto l'annuale assemblea dei soci, tradizionale appuntamento frequentato e apprezzato dai lavoratori che hanno modo così di tenersi informati sull'andamento della cooperativa. Dall'incontro, dottor Spezia, sono emerse ottime notizie. Sì, beh, diciamo che anche col bilancio annuale è emerso ancora una volta che insomma la cooperativa San Martino è riuscita a sviluppare un'annata positiva nonostante problemi che possono sempre esserci, e quindi un fatturato sempre ottenuto, un numero di soci importanti. Direi che la cosa più importante poi che verifichiamo sempre è questa grande partecipazione all'assemblea, cioè non è normale che 600 persone come erano presenti in quell'occasione partecipino all'assemblea di bilancio, a stare lì, ascoltare, promuovere e sentirsi parte effettiva di una società. Oggi è una cosa a cui noi teniamo molto e che cerchiamo sempre di sviluppare. Poi è emerso questa volontà che abbiamo cercato di sviluppare in questa assemblea con la prima parte pubblica, questo rapporto con le associazioni del territorio, con gli enti del territorio con i quali vogliamo confrontarci e far vivere anche ai nostri soci in diretta questo tipo di rapporti per far capire l'importanza di portare avanti all'interno del sistema territoriale nostro il senso di una comunità che cresce se lavora tutta assieme. Lei ha parlato di un aspetto importante, l'importanza del modello cooperativo in grado di far crescere le persone. Sì, io credo che sia anche in un momento in cui le cooperative, la cooperazione viene vista come un modello un po' così truffaldino di persone che ci fanno dentro, invece è importante riaffermare questo concetto, la cooperativa, la cooperazione è un modello di impresa, di persone, è un insieme di persone, una comunità di persone che hanno voglia e si stanno assieme per crescere assieme, è il modello ideale di anche per sviluppare quelle che sono le singole peculiarità dei singoli. Non c'è un padrone, ognuno è protagonista del proprio destino all'interno della cooperativa, lo dimostra il fatto che gran parte dei nostri amministratori, il direttore generale, l'amministratore delegato, eccetera, anche che ricoprono grandi livelli, hanno iniziato l'attività in cooperativa partendo da ruoli molto normali e coi quali poi sono riusciti a crescere perché è il modello cooperativo, che è questo modello che può dare la possibilità di crescere in questo senso. Sicuramente una cosa molto interessante e molto bella che porta alla nascita delle cooperative. C'è poi questa iniziativa finanziata dalla cooperativa San Martino che si chiama San Martino Oltre l'Italia. È un progetto che nasce proprio dall'incontro di tante comunità di cittadini provenienti da tutto il mondo che lavorano in San Martino e con i quali si è stretto un rapporto molto significativo di collaborazione, e allora abbiamo pensato di mettere in piedi questo paio di progetti che adesso vedremo poi nella sostanza, che svilupperanno iniziative nei paesi di origine dei nostri soci lavoratori, iniziative che vedremo un po' come poter sviluppare sull'onda di quello che abbiamo ad esempio fatto in Uganda attraverso Africa Mission, finanziando lo scorso anno questa iniziativa del pozzo dell'acqua in un villaggio sperduto dell'Uganda. Insomma, ecco, è un tentativo di riportare un po' di risorse con qualche idea nuova a casa del paese d'origine dove provengono diversi dei nostri soci lavoratori. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento e buon lavoro anche a voi, grazie. Ospite di Radio Sound Piacenza 24, il presidente della cooperativa San Martino, Mario Spezia.